cari telespettatori, una puntata che riguarda la finanza. Attenzione, perché quando parliamo di finanza ci sono sempre un sacco, diciamo, c'è una scarsa conoscenza, ecco, diciamo così, in Italia. L'occasione è un ospite di riguardo che poi presenterò, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Capitali Coraggiosi, un viaggio nella finanza privata dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall Street. Libro, peraltro, si avvale anche di una prestigiosa prefazione del professor Paolo Savona, che penso conoscete tutti, attualmente presidente della Consob, già 2 volte ministro, e a mio parere, ma non solo a mio parere, in Italia sicuramente il più importante economista monetario italiano. L'autore, vi dicevo, è Bepi Pezzulli. Bepi Pezzulli ha un curriculum davvero corposo. Mi sono dovuto prendere, scusate, 2 appunti. Dirò poche cose perché sennò siamo qui a 20 minuti a descrivere il curriculum di Pezzulli. Dico solo che ha frequentato, dopo la laurea, alla giurisprudenza alla LUIS, ha avuto importantissime esperienze, il Master of Laws alla New York University, il Juris Doctor alla Columbia University e così via. È avvocato specialista in materia di finanza straordinaria, private capital, shadow banking e fintech, e ha ottenuto l'abilitazione professionale come attorney at law a New York e solicitor in Inghilterra e Galles. Mi fermo qua perché poi, insomma, ha lavorato con importanti realtà appunto del mondo della finanza, e ce n'è veramente da sbizzarrirsi. Allora, Bepi, io vorrei capire intanto cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, e poi tu parti subito con una cosa. Dice: uno dei miti duraturi nell'immaginario economico è che fondi di investimento privati finanzino buone idee o imprenditori creativi. La realtà allora qual è? Perché tutti la pensano così. È vero, quello che tu hai detto è molto giusto. Io sono stato indotto a scrivere questo libro per fare in una certa misura educazione finanziaria. L'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di alfabetizzazione finanziaria e d'altra parte la capacità però di mobilitare il denaro per promuovere lo sviluppo è fondamentale. Un sistema paese non può modernizzarsi se nel motore, cioè le capacità industriali, non ci si mette la benzina, cioè la finanza privata. Come tu dicevi, il libro ha anche un po' lo scopo di fare un'operazione verità. Quando io sono rientrato in Italia dopo circa 32 anni spesi all'estero, mi sentivo il Tu mi sembra, marziano scusa una parentesi, italiano. che sei naturalizzato britannico. Sì. Sì, quindi insomma c'hai avuto esperienze internazionali Sì. insomma, di valore, Quando ecco. sono tornato in Italia, come dicevo, mi sentivo il marziano di Flaiano, cioè ero atterrato su un pianeta misterioso in cui esisteva da un lato la narrativa e dall'altro la realtà e tra le due un grande buco nero. E uno dei, diciamo, fattori, secondo me, di arretratezza del sistema paese è l'incapacità di mobilitare le risorse finanziarie per fare sviluppo. E questo per una serie di ragioni. Alcune sono oggettive, cioè un sistema farraginoso che funziona male, ma altre sono culturali. Cioè non si capisce bene qual è la funzione del denaro nell'economia e soprattutto non si capisce bene qual è la funzione del capitale di rischio nell'economia. Il mercato del finanziamento all'innovazione è forse il caso più esemplare. Gli imprenditori vanno in giro con una valigetta e un PowerPoint a cercare denaro basandosi sull'idea che bussi alle porte e se sei simpatico l'investitore internazionale ti stacca un assegno. È chiaro che questo è un modo di pensare primitivo da un certo punto di vista e quindi secondo me era anche un po' necessario spiegare quali erano i meccanismi di funzionamento della capitalizzazione dell'impresa, della raccolta di capitali, per poter mettere anche gli imprenditori italiani che hanno spesso delle ottime idee, anche se non sono favoriti da un sistema ancora poco favorevole all'innovazione, alla tecnologia, all'inventiva, alla novità. Metterli in condizione di poter parlare un linguaggio comune con i finanziatori internazionali. Ottimo, anche perché volevo, il nostro sistema, per quello che riguarda proprio il finanziamento delle imprese, ricordiamo che credo sia uno dei più bancocentrici del mondo, cioè le banche hanno un ruolo
in Italia veramente forte nell'erogazione appunto cioè il capitale privato ha molta meno importanza e lo vediamo anche dalla capitalizzazione di borsa che è notevolmente inferiore anche ad altri paesi europei tipo grandi come la Germania, la Francia, non parliamo poi della Gran Bretagna e così via. E volevo anche rilevare un'altra cosa e sentire che cosa ne pensi. Mi ha molto colpito proprio da questo punto di vista che ho letto le ultime considerazioni, come si chiama, finali del governatore della Banca d'Italia, proprio le ultime, 2 o 3 mesi fa. Bene, in una interessantissima relazione, come sempre quella del governatore della Banca d'Italia, in più di 70 pagine non si cita mai il termine borsa. Mai. Non c'è. Banche c'è, ma non c'è. E io l'ho trovato come un grande limite, c'è anche un segnale in un mondo che è profondamente cambiato, insomma, negli ultimi 30 anni, anche preoccupante questa sottovalutazione dell'importanza dei capitali privati e del mercato dei capitali privati. Tu che ne pensi? Io sono d'accordo con te. In Italia non esiste in realtà un vero mercato dei capitali. Tu hai usato il termine che anche io uso nel mio libro, il bancocentrismo. Il sistema delle imprese italiane si rivolge al canale bancario e finanzia le proprie operazioni con lo strumento del credito, quindi con i prestiti bancari. Chiaramente questo è fonte, di una serie di problemi. Il primo problema è la dimensione. Le banche sono molto costrette nell'assunzione dei rischi, quindi anche la loro capacità di finanziare l'economia è ristretta dai propri requisiti patrimoniali di bilancio. Secondo, la cultura dell'assunzione del rischio. Se io ti presto denaro a fronte di garanzia, io non finanzierò mai il rischio, ma avrò sempre un'aspettativa di ritorno molto moderata. Come sappiamo, il principio base della finanza è più rischio più ritorno, quindi se la tua assunzione del rischio è vicina allo zero, la tua aspettativa di ritorno è vicina allo zero e questo deflaziona l'intera economia nazionale. È un paese che non è attrattivo per l'investitore. E poi c'è anche un meccanismo culturale, cioè l'idea che l'accesso alla finanza sia determinata da meccanismi relazionali. Chiaramente è un tossico, è un veleno che corrode la fabbrica sociale e spinge il capitale verso impieghi non produttivi e non efficienti. Quindi per molto tempo il bancocentrismo è stato un grosso problema. E poi chiaramente la mancanza di una borsa significa anche che manca una legislazione moderna, che manca l'idea dell'accountability, della trasparenza, che non si capisce bene che cosa è la democrazia societaria, che non si incoraggia il rischio e soprattutto si preclude la mobilità sociale. In America persone come Mark Zuckerberg, che era un ragazzo che non ha completato gli studi a Harvard, oppure Jeff Bezos, che era un esule cubano adottato da una figlia americana, hanno dimostrato che attraverso la capacità imprenditoriale si può costruire un percorso di livello internazionale beneficiando di una mobilità sociale pressoché assoluta. Questo meccanismo di concorrenza, di sostituzione ha degli effetti sociali molto positivi. L'Italia è un paese molto vecchio, no? Ed è Certo. anche un po' governato da una certa gerontocrazia, quindi anche in termini di capacità di comprendere il mondo circostante, le nuove tecnologie è molto limitata e quindi tutti questi fattori che si sommano pesano come un macigno e mettono una zavorra sulla capacità del paese di crescere, di innovarsi, di trasformarsi e di dare a tutti le opportunità. È un argomento di grande interesse su cui poi vorrò tornare, però adesso ti volevo fare un'altra domanda. La tua tesi centrale è che i venture capitalist sono agenti sistemici nell'economia. Che vuol dire agenti sistemici? Allora, fondamentalmente, l'agente sistemico è un fattore di risoluzione dei problemi dell'economia. Nelle fasi, espansive, la finanza privata, quindi i fondi di investimento, i grandi investitori internazionali, gli speculatori, i traders, hanno una funzione molto importante che è quella di canalizzare, il denaro dalla parte di risparmio alla parte di investimento dell'economia. Sono fondamentalmente degli intermediari nell'assunzione del rischio. Il risparmio privato in Italia è enorme.
sono circa 8.000 miliardi di giacenze sui conti bancari, ma chiaramente il risparmiatore non è in grado di impiegare il denaro produttivamente perché è esposto alle asimmetrie informative e non ha le capacità di fare le due diligence o le capacità di analisi che ha un investitore professionale. Quindi quando i fondi di investimento svolgono la funzione di intermediario, riescono a ridurre le asimmetrie informative, a rimuovere gli ostacoli per la partecipazione del risparmiatore al mercato dei capitali e quindi sanno destinare il denaro verso impieghi produttivi. Lo stesso è vero al contrario, cioè nelle fasi di crisi. Nelle fasi di crisi, quando si riduce l'accesso al credito, la banca non possiede gli strumenti per far ripartire l'economia. È il famoso doom loop. C'è una crisi di economia, poi c'è la crisi di fiducia, poi c'è la crisi del credito e quindi le aziende si trovano nella cattiva condizione di non poter accedere agli strumenti che poi mettono in moto la ripresa. Gli investitori privati sì, primo perché non sono regolamentati e quindi non hanno i requisiti di capitale, secondo perché sono flessibili, cioè l'intervento dell'investitore privato, io negozio, no, il mio intervento, quindi attraverso le clausole contrattuali io posso disegnare un assetto di interessi che è molto più aderente all'economia nel momento e quindi eliminare quegli ostacoli e quelle frizioni che impediscono all'economia di ripartire. L'esempio è stato quello di Warren Buffett quando durante la crisi di Lehman Brothers salvò Goldman Sachs. Come fece? Beh, fece un'iniezione di capitale di rischio in azioni privilegiate, cioè senza diritto di voto per non influenzare la governance dell'azienda, ma che pagavano un rendimento preferenziale del 7%, più altre clausole contrattuali. Quindi fondamentalmente Warren Buffett disse: io agisco da banchiere fin tanto che tu non superi la crisi, ma poi divento un azionista nel momento in cui tu superi la crisi. Così facendo ha consentito il salvataggio di una banca di investimento, ha guadagnato 1 miliardo e 700 milioni di dollari nel processo e ha impedito che il denaro pubblico venisse usato per un salvataggio bancario. Questo è esattamente quello di cui anche noi abbiamo bisogno. Quindi diciamo anche che da qua dove hai descritto, il venture capital agisce come prociclico, come elemento prociclico nelle fasi espansive, cioè aiuta all'espansione. Le fasi recessive, anticiclico, cioè contrasta, può Esattamente. contrastare la Sì. recessione, questo Per questo fondamentalmente. dicevo che è un agente sistemico, perché è anche uno strumento, no, di politica economica. Laddove la politica fiscale e la politica monetaria falliscono, l'iniziativa economica privata può, avere un ruolo sussidiario e quindi da valorizzare. Ottimo, ma volevo capire anche un attimo con tuo giudizio su una cosa. Noi abbiamo, se andiamo a vedere il numero delle imprese quotate in Italia, è un numero estremamente limitato, insomma, credo che adesso non ricordo quelle del listino principale, che peraltro anche per un po' di delisting e anche un po' di fusioni sono addirittura calate. È andato così stabilmente il segmento Star, che è quello un po', diciamo così, della crema delle medie imprese italiane, ma parliamo di 70, 60, 70 imprese quotate, più o meno siamo lì, e poi è andato bene come rendimenti e come crescita. Il segmento Lexheim, adesso si chiama Euronext Growth Milan, che è il segmento delle imprese più piccole in qualche maniera, o piccole, medie, diciamo così, più piccole che medie. Bene, c'è un limite però anche negli imprenditori che, nonostante tutte le sollecitazioni, non si quotano, insomma, no? Cioè, abbiamo detto il No, il sistema, ma la limite. mentalità degli imprenditori, dico, dove si rompe? Dove si può rompere, insomma, questo sistema italiano così ingessato? Sono Rompere nel due senso i positivo, cioè nel vettori. senso aprire. Certo, nel senso positivo. Beh, i vettori sono due, no? Il primo è un sistema che non incentiva la formazione di grandi imprese e la raccolta di capitali nel mercato liquido. Tu dicevi che il listino AIM ha avuto dei risultati lusinghieri. Io non sono molto d'accordo perché il listino AIM è stato dopato dalla norma sui PIR, i Questo è piani, vero, certo, esatto, che di obbligano. Sì, investimento. questo sì, Esatto, quindi questo va poiché hanno detto. Sì, destinato, va no, detto. hanno diciamo, indirizzato 17 miliardi su un numero molto limitato di titoli. Le valutazioni si sono impennate, ma io mi chiedo se questa non sia un'inflazione di prezzo piuttosto che una valorizzazione.
E poi hai detto bene, è un mercato molto piccolo. La sola capitalizzazione di borsa di Apple è maggiore di tutto il listino italiano e quindi diventa un circolo vizioso perché è un mercato che attrae poca liquidità. Attraendo poca liquidità c'è poco flottante, se c'è poco flottante non ci sono gli investitori specializzati, non c'è ricerca, quindi le asimmetrie informative sono maggiori e il mercato tende ad essere, no, disfunzionale. È chiaro che non è un'economia moderna, la borsa è il fattore principale di finanziamento all'economia, anche perché promuove la ownership aziendale. E quindi la distribuzione della ricchezza. Sai, molto spesso ideologicamente si dice, no, che il capitalismo crea le disuguaglianze, in realtà non è vero, il capitalismo è il meccanismo di creazione e distribuzione della ricchezza più perfetto che sia stato inventato fino ad oggi, no? La famosa battuta di Churchill è che ci sono alcuni che dicono che il capitalismo distribuisce la ricchezza in maniera diseguale. Io dico che il comunismo distribuisce la povertà in maniera identica. E quindi è chiaro che la borsa andrebbe incentivata. Come dicevi, i vettori sono due. Da un lato ci sono stati 30 anni di bancocentrismo, c'è stato il mercato dei capitalisti senza capitali, c'è stata la cultura tossica che noi conosciamo attraverso la battuta infelice dell'avvocato Agnelli, le azioni si pesano, non Si si pensano, contano. non si conta. In realtà le azioni si contano, uno vale uno nel mercato, una testa un voto, e quindi anche queste recenti richieste di derogare al principio una testa un voto per introdurre i voti rafforzati e impedire l'esodo delle aziende su Londra o su Amsterdam è nuovamente un errore analitico in cui si confonde l'effetto con la causa e non si capisce che al contrario bisogna invece promuovere la democrazia azionaria, perché questo mercato non è ancora sufficientemente maturo per Qui, poter scusa sperimentare se ti forme governative pizzico qua, sofisticate. posso pizzicarti qui? Sì. Perché in una intervista che ho fatto 3-4 mesi fa al professor Savona, che è appunto presidente della Consob e che ha scritto, ricordo, la prefazione del tuo libro, gli avevo posto proprio anche questa. Qual era la sua posizione? Perché nel mondo degli investitori c'era, insomma, perplessità, c'è cioè un certo ribollire proprio col cosiddetto voto rafforzato, poi quello che rappresenta. Lui praticamente ha detto che questa è una misura che non condivide di fondo, ecco, questo lui non ha detto proprio così, ma si è capito, e che però in una fase di passaggio, se è temporanea, può essere utile nella misura in cui si allinea a normative di altri paesi europei ed evita appunto che le imprese si trasferiscano in quei paesi perché appunto queste normative ci sono. Come a dire, ci conviene accettarlo anche se deve essere una normativa che va superata. Era solo per No, darti la posizione del professore, di cui io sono un allievo e lo considero un mio maestro, è giusta. Le fasi di transizione vanno accompagnate con misure transitorie. Quello che però ci ha insegnato l'esperienza italiana è che in Italia non c'è nulla di più stabile della transitorietà. Ah, questo è E vero, quindi sì. una volta introdotto un regime di favore, si costruisce un incentivo perverso a mantenerlo. Allora, è chiaro che non si può paragonare pere e mele e gettare il bambino con l'acqua sporca. Nel momento in cui un mercato dei capitali è molto liquido, con degli spread molto ridotti, molto maturo, con un meccanismo di controllo societario sottoposto alle proxy come in America, è l'investitore che chiede degli strumenti per garantire la stabilità del nucleo aziendale. E questo è fondamentale, ad esempio, nelle aziende che si basano sulle grandi innovazioni. Nessuno vorrebbe che Zuckerberg o Bill Gates o Steve Jobs o Jeff Bezos se ne andassero dalle proprie società dopo averle inventate, perché al contrario l'investitore guadagna dall'ingegnosità di questi grandi capitali d'industria. Molto diverso invece è lo strumento del voto rafforzato utilizzato per
blindare assetti di controllo familiari, no? Che non consentono la Certo. contendibilità e quindi alla fine sono una zavorra sulle quotazioni perché danneggiano gli azionisti di minoranza. La tutela degli azionisti di minoranza in un mercato dei capitali efficienti è fondamentale. In America, ad esempio, la vendita del controllo azionario è una cosa del tutto diversa dalle transazioni societarie e segue delle regole proprie proprio per non opprimere l'azionista di minoranza. Ecco, il paese per molti anni, quando esisteva ancora il capitalismo dei salotti, che spero stia via via cedendo il passo ad un capitalismo del mercato, si diceva dava la salsiccia alle famiglie e la buccia agli azionisti. E questo, in un mercato efficiente che sconta immediatamente tutte le informazioni disponibili, non è una buona idea per rendere un mercato dei capitali attrattivo. Senti, volevo chiederti, abbiamo detto l'Italia su queste materie è indietro e l'Europa? Beh, l'Europa è molto indietro, diciamo che da quando il Cioè Regno l'Italia è Unito indietro è uscito. dell'Europa, che però è indietro questo. Sì, l'Europa è obiettivamente ancora abbastanza indietro per due motivi. Il primo motivo: non c'è la European Capital Markets Union, è ancora un patchwork di normative finanziarie. Insomma, guarda, qui c'è un problema, secondo me. Quando si parla di mercato unico europeo, no? Il mercato unico europeo parla 19 lingue, ha 9 monete. E senza contare 27 normative societarie e fallimentari diverse e due livelli di normative fiscali. Quindi io comprendo la retorica dell'Europa unita, ma diciamo che nel settore finanziario no, non c'è fondamentalmente. E poi c'è la iperregolamentazione. Quindi ogni volta che c'è una crisi, qual è la risposta? Più regolamentazione. E le crisi ovviamente non vengono fermate con più regolamentazione perché i rischi trovano il modo di rinnovarsi e di uscire fuori da anfratti sconosciuti. Però che cosa succede con questa attività di ipernormazione? Succede che si introduce per legge il pensiero unico. Allora, Mark Twain diceva: se non ci sono previsioni contrastanti, non si può fare la corsa dei cavalli. Allora, forzare tutti gli agenti di mercato a gestire il rischio nello stesso modo crea un rischio endogeno che rende il mercato europeo un pochettino meno attrattivo rispetto a mercati più aperti. Quindi il problema è fortezza Europa. Se l'Europa diventa un mercato dei capitali ampio, flessibile, aperto, liquido, benissimo, nessun problema, ma se si chiude nella fortezza Europa è bieco nazionalismo che dal livello dello Stato nazionale va a livello europeo, ma sempre nazionalismo rimane. Senti, guardando avanti, come vedi l'evoluzione della situazione sullo scacchiere mondiale, dicevo sempre relativamente ai mercati finanziari? Cioè sei fiducioso su che l'Europa possa andare nella giusta direzione, con quale velocità? Allora, al momento direi di no. E la gestione della Banca Centrale Europea dell'inflazione credo sia abbastanza sciagurata, no? Errori di comunicazione, errori di analisi, errori di policy che sono molto chiari. E secondo me ci sono anche delle mega tendenze che in questo momento mi inducono ad essere short, come si dice, sulle prospettive economiche europee. La prima è il Green Deal, è una misura ad alta intensità ideologica, che è strutturalmente inflattiva, trasferisce il costo della transizione energetica sul pubblico dei risparmiatori, senza che la politica abbia il coraggio, di dirlo, e sta creando la greenflation. E questo è un fatto trasformativo. Il secondo è questa, diciamo, incapacità di fare il passo successivo e stabilire un modello federale, perché al momento tu hai il commercio internazionale che viene gestito a livello di Unione Europea, la politica monetaria che viene gestita a livello di Eurozona, la politica fiscale che viene gestita a livello dei singoli Stati membri, quindi con una tripla sovranità che triplica il rischio. E questo rischio, essendo poi in una certa misura nascosto dalle assurde regole di contabilità europea che ti impongono di mantenere
un bond tedesco e un bond greco sul tuo bilancio ha lo stesso valore, anche se sai che il bond greco è più costoso, crea un'economia immaginaria che l'investitore è capace di riconoscere. Quindi l'idea che l'economia possa essere governata secondo un progetto politico-ideologico, secondo me, è sciagurata. E questa cosa va cambiata perché le grandi tensioni geopolitiche internazionali non vanno nella direzione di consentire all'Europa di non darsi una governance economica e politica moderna e funzionale. Bene, siamo arrivati alla fine, avrei tante altre domande, l'argomento è di grande interesse. Volevo ricordare il libro di Bepi Pezzulli, Capitali Coraggiosi, un viaggio nella finanza privata dalle strade di San Francisco ai grattacieli di Wall Street. Non abbiamo detto l'editore, lo diciamo adesso, è Armando Editore, che la prefazione è prestigiosissima, professor Paolo Savona, presidente della Consob, già due volte ministro e ripeto accademico di altissimo valore. Bepi Pezzulli ha, come ho detto all'inizio, ha un curriculum, l'avete poi sentito, livello di competenza insomma negli interventi che ha svolto. Dico solo che è avvocato specialista in materia di finanza straordinaria, private capital, shadow banking e fintech, e poi ha ottenuto l'abilitazione professionale come attorney at law a New York e solicitor in Inghilterra e Galles. Quindi ci ha fatto un bellissimo quadro, un libro sicuramente che descrive una realtà magari diversa, che è quella reale, che però è diversa rispetto a come noi italiani spesso ce la immaginiamo o pensiamo di immaginarsela, e gli interventi che ha svolto, la lucidità e anche alcuni indirizzi che ha dato con questo libro, credo che valgano sicuramente la lettura, perché si aumenta proprio il livello di conoscenza. Grazie mille a Bepi Pezzulli. Grazie e a presto.